province hanno già avuto con un DPCM, che è un atto non legislativo ma esecutivo del governo, parte un terzo, se non erro, del fondo richiesto su questa annualità. È evidente che le criticità che i sindaci stanno testimoniando sono note e non possono essere ignorate, però esattamente come abbiamo fatto in 3 anni di grande trasformazione delle istituzioni, continueremo a stare vicino a questi enti e quindi, come dicevo, un primo pezzo è stato fatto. Il decreto credo sarà al voto del Consiglio dei Ministri non questo venerdì ma il prossimo. C'è sicuramente una quota parte dei fondi che le province chiedono, lavoriamo ovviamente per migliorare l'impianto normativo che agevolerebbe comunque la loro attività, e poi c'è l'attività parlamentare su cui proveremo ad ottenere sempre qualcosa in più. Come ogni riforma bisogna fare i tagliandi dopo un po'. Io credo che la riforma del Rio abbia dato da un lato finalmente esecuzione ad una riforma costituzionale che era vecchia oramai di 10 anni, che è il pezzo che riguarda le città metropolitane, di cui tendiamo a non parlare e che però, come voi sapete, erano nel testo di riforma della Costituzione del 2001, e abbiamo avuto una norma che desse corpo alle città metropolitane solo dopo 15 anni. È chiaro che nella riorganizzazione dell'architettura istituzionale quello che abbiamo indicato dovesse essere la trasformazione dell'ente di secondo livello ha avuto delle difficoltà e delle criticità. Noi però siamo convinti che sia stato utile provare a pensare ad un organo collegiale dei sindaci che diventasse effettivamente la casa dei comuni. Ovviamente gli step intermedi non sono stati semplicissimi, ma abbiamo anche scelto di consentire alle province in questi 3 anni di fare bilanci annuali e non pluriennali, proprio perché siamo in una fase di transizione. In realtà la Corte si è già espressa subito dopo la Del Rio e non ha posto un tema di incostituzionalità sul secondo livello. È chiaro, qualora dovessero esserci altri ricorsi riguardo all'impossibilità di essere ente di secondo livello, ne prenderemo atto, però ad oggi, con ricorsi già presentati all'indomani dell'approvazione della Del Rio, la Corte non ha posto il tema dell'incostituzionalità rispetto all'ente di secondo livello, perché è comunque inserito nella Costituzione, ma la Costituzione ovviamente non vincola alla modalità di elezione, altrimenti sarebbe incostituzionale anche l'elezione indiretta del sindaco della città metropolitana. Onorevole, congresso provinciale del Partito Democratico a giugno? Possiamo dirlo? Speriamo il prima possibile. Non c'è una data ufficiale già da Roma? Evidentemente no, come sapete, ma siamo impegnati al momento a fare il congresso nazionale. Insieme ai congressi provinciali che sono nella situazione di quelle di Avellino, come Roma, come Enna. Quindi come sarebbe già fatto? Credo di sì, ma poi voglio dire, insomma, penso che il dramma non sarà se ce ne sono 1000 in più o 1000 in meno. Il tema è se ad Avellino parliamo di politica nel PD.